Michelangelo Grigoletti è stato un pittore italiano di grande spessore. Nato a Rorai Grande di Pordenone il 29 agosto del 1801 e morto a Venezia l'11 febbraio del 1870. I genitori Osvaldo e Teresa De Micheli erano contadini. Delle sue qualità artistiche si è accorto lo zio parroco, grazie al quale dal 1820 è riuscito a frequentare l'Accademia di Venezia, in un periodo in cui al neoclassicismo si andava sostituendo la pittura romantica. È divenuto poi insegnante della scuola d'arte, tra i suoi allievi si ricordano Giacomo Favretto, Federico Zandomenighi, Tranquillo Cremona, Eugenio Prati e Giambattista Carrer. È stato apprezzato come autore di opere religiose, soprattutto per le pale d'altare e a tema storico-letterario, ma la notorietà gli è venuta dai suoi celebri ritratti. Ha lasciato opere anche all'estero. A lui è intitolato il Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone e una strada cittadina. 29 agosto 1801 nasceva qui, proprio alle nostre spalle, Michelangelo Grigoletti, un personaggio storico importantissimo per Pordenone, pittore, artista, ma anche professore universitario. Allora, Argentin, è un personaggio questo che va sicuramente rivalutato. Sì, il Grigoletti, come hai detto tu, che è nato qui a Rorai Grande nel 1801 e morirà a Venezia nel suo appartamento nel 1870, è stato un grande personaggio del suo periodo, perché è stato un periodo tutto di guerre, erano le guerre risorgimentali, capito? Anche qui a Rorai è successa quella famosa battaglia dei Camogli o di Fontana Fredda nel 1809 e lui è stato testimone, perché erano in queste zone che si era consumata questa battaglia. Professor Gilberto Ganzer, direttore scientifico dei musei pordenonesi. Ci troviamo proprio qui in Corso Vittorio Emanuele per cominciare a parlare appunto di Michelangelo Grigoletti, che è stato un artista fondamentale per Pordenone. Sì, perché se il Pordenone è stato il grande artista del Rinascimento, l'epoca romantica vede grandeggiare un altro pordenonese, Michelangelo Grigoletti. Ci troviamo poi sullo sfondo, come potrete vedere, un'opera del suo maestro Odorico Politi, anch'egli friulano, di famiglia originaria peraltro proprio dell'area pordenonese di Clauzetto. Qui è un suo capolavoro che meritò i plausi all'Accademia milanese, perché fu presentato a Brera nel 1831 con quest'opera Elena Giocata ai dadi fra Teseo e Pirito. In effetti già da quest'opera si coglie qual era la formazione dello stesso Grigoletti e qual era la formazione che offriva l'Accademia veneziana nell'Ottocento, quando lui la frequenta. Era una formazione legata ai modelli degli antichi maestri Giorgione, Tiziano, Veronese. Erano una sacra trimurti che costituiva proprio l'ossatura della formazione pittorica per i pittori. Ovviamente il verbo del canova per gli scultori diventava la conditio sine qua non, e qui accanto a noi abbiamo anche due opere del pordenonese Marsure, allievo del canova, e si coglie chiaramente come l'ispirazione canoviana ebbe degli cultori, degli allievi che diffonderanno queste teorie classiche in tutta Europa. Le origini di Michelangelo Grigoletti sono veramente umili, infatti i genitori erano dei contadini. Si è accorto di questa dote che aveva Michelangelo uno zio prete.
Sì, veramente si sono accorti anche degli insegnanti nelle scuole elementari che l'hanno, hanno parlato con lo zio prete e con i loro genitori e hanno visto che questo ragazzo disegnava nei banchi dappertutto sui muri, che aveva una grande attinenza al disegno. Logicamente questo zio prete Don Lorenzo e l'altro prete Don Odorico, che era il prete di Rorai Grande, tutti e due l'hanno aiutato, uno finanziariamente e l'altro tenendogli anche tutta la corrispondenza, scrivendo, tenendo la corrispondenza con l'Accademia delle Belle Arti. Insomma, questi due preti sono, diciamo, quelli che l'hanno aiutato più di tutti. Erano origini modeste economicamente, la famiglia in effetti fece grandi sacrifici, ebbe l'aiuto dello zio sacerdote, ebbe, diciamo, il concorso di diverse figure che lo aiutarono a frequentare a Venezia l'Accademia. Era, diciamo, un'incombenza economica non da poco per una famiglia modesta, ma ben presto diede i suoi frutti attraverso un impegno artistico e scolastico non indifferente. L'Accademia in effetti offriva non solo la possibilità di una formazione, e una formazione eccellente, dava gli strumenti agli scultori per saper fare gli scultori, ai pittori per saper fare i pittori. Non tutti diventeranno pittori di fama come Michelangelo Grigoletti, ma potevano fare i copisti, potevano fare i restauratori o, alla peggiore, anche i falsari, perché avevano gli strumenti per saper fare. Alle nostre spalle un'opera proprio del Grigoletti. Un'opera di Grigoletti che ci dà proprio il quadro, uno dei capolavori del Grigoletti, se non il capolavoro del Grigoletti, che da poco tempo siamo riusciti ad assicurare ai musei pordenonesi. È quest'opera che raffigura l'impresario Busetto Petic, che mostra soprattutto al figlio, con tutta la famiglia praticamente, l'impresario decorato con la croce di merito dell'Impero d'Austria, che mostra, vedete, con il dito sullo sfondo una straordinaria, diciamo, realizzazione: il ponte ferroviario translagunare di Venezia sul mare. È un'opera eccezionale che questo impresario riesce a realizzare nel giro di neanche 5 anni. La prima pietra viene posta nel 1841 e realizzato, quindi finito di realizzare, nel 1945. Ed è il ponte che tuttora usiamo per andare in ferrovia a Venezia, perché non ebbe danni nel tempo. Quello che è divertente è, diciamo, l'aspetto che solo il pittore che arrivava a casa di questi poteva leggere. Diciamo, per quanto importante sia la fotografia, a volte certi dettagli sfuggono, e come vedete il figlio, diciamo, guarda con un'attenzione un po' svagata quello che sta facendo il padre, con una madre un po' preoccupata dall'alto. Ossia, possiamo già leggere quello che è la connotazione familiare. Nello stesso tempo il bambino e la bambina giocano con il cavallo di legno, mentre il cavallo di ferro sta già muovendosi sul ponte, che è il treno. Per la prima volta, pensate l'importanza di quest'opera, per la prima volta si testimonia che Venezia è legata alla terraferma, il ponte che collega Venezia alla terraferma. Era un'impresa titanica che costituiva quell'asse stradale fondamentale per il commercio, che era la linea ferroviaria Milano-Venezia. 1841 inizia proprio la progettazione della stessa e viene collegata alla città lagunare, che 2 anni dopo vedrà il congresso internazionale degli scienziati
e quindi in un'operazione di immagine politica così importante, Congresso Internazionale degli Scienziati, si garantisce a Venezia, che ospitava il congresso, il tassello più evidente della modernità. I genitori hanno creduto in lui e hanno anche fatto dei sacrifici. Sì, hanno fatto molti sacrifici, perché tu devi capire che dopo, durante la guerra che c'è stata napoleonica, gli sono stati portati via tutti i beni, saccheggi, le hanno portato via le mucche, le hanno portato via i beni di sostenimento, gli hanno portato via il grano, la farina, tutto. E questi anni di carestia dovuti proprio a questa guerra, prima gli austriaci, dopo i napoleonici, di nuovo gli austriaci, di nuovo i napoleonici, questi grandi passaggi militari hanno portato non solo la famiglia di Grigoletti, ma anche altri alla carestia, capito? Allora, quando che lui era pronto per l'accademia, queste famiglie non avevano soldi, non avevano niente, hanno dovuto fare degli sforzi per mandare questo, come tutti a quei tempi, per mandarlo all'accademia. Michelangelo Grigoletti era particolarmente legato ai genitori. Michelangelo Grigoletti fu sempre legato alla famiglia, e in particolare alla madre, che, come avete visto, ritrae con una grande partecipazione. Il ritratto dei genitori, in fondo, è uno dei più bei ritratti di famiglia che fa Michelangelo Grigoletti. Lo fa veramente con partecipe affetto e lo si coglie. Non è il ritratto celebrativo, ma qui si cala proprio nell'intimità familiare, nell'intimità domestica. Questa madre, diciamo, così attenta, così sensibile a quella che è il cursus artistico del figlio, perché fare a un figlio in grandi difficoltà economiche che avevano sopportato soprattutto in quegli anni. Michelangelo Grigoletti nasce nel 1801, ci sono le guerre napoleoniche, c'è la gravissima crisi economica che attanaglia mezza Europa nel 1814, 1815, 1816, per cui le difficoltà della sua stessa famiglia erano notevoli, e lui, quando potrà, sarà continuamente attento nei confronti della stessa e partecipe anche di un aiuto economico appena potrà verso la stessa. Qui siamo sempre a Rorai Grande, alle nostre spalle c'è una vecchia casa dove i proprietari erano proprio i genitori di Michelangelo. Sì, erano mezzadri dei Grigoletti quei tempi, perché verso gli anni 1850-55 il professore guadagnava bei soldini, perché ha dipinto delle famose pale, e in quel periodo lì è stato il periodo d'oro suo, e hanno acquistato terreni, via dicendo. Questa era una casa di loro mezzadri, difatti ci passa anche la ferrovia vicino, che c'è il sottopassaggio, che era proprietà, il terreno era proprietà dei Grigoletti. Vedremo da una lettera autografa del pittore, che spiegherà, che dirà al suo fratello: guarda che la ferrovia passerà sul nostro brolo. Quindi stai attento, perché potrebbero portarti via dei pezzi di terreno. Sì, gli dice: stai attento che la ferrovia non passerà più al sud, ma passerà al nord, proprio sul nostro terreno, per Pordenone. Si vede che la ferrovia doveva passare per San Vito. Ci sono stati due progetti, è stato il secondo, è stato poi messo in atto, che era questo, per passare per Pordenone. Qui dietro c'è il laghetto dell'ex cotonificio di Rorai, anche qui c'erano proprietà dei Grigoletti. Avevano 25 proprietà, almeno quelle che sono state censite in quel periodo, nel 1800, ma parliamo del papà di Osvaldo, non dopo, parliamo prima dell'Ottocento. E queste proprietà erano anche una del zio prete, anche che avevano due zii prete, c'era Antonio e Lorenzo. Comunque avevano delle proprietà che erano dei benestanti loro già prima. E come si dice, e comandavano di moltissimi terreni anche qua. Dopo sono stati costruiti gli stabilimenti qui di Rorai, sono stati fatti dei laghi, sono state fatte delle strade, sono stati fatti tantissimi interventi. Adesso non si sa più, bisognerebbe andare a vedere
vedere sull'archivio di Stato per vedere dove erano le proprietà di Grigoletti. Dopo hanno venduto, perché dopo la morte del Grigoletti i parenti hanno dovuto vendere per fare le parti, capito, di quello che è rimasto, l'eredità. Però sappiamo che questo era un brolo suo, dello Osvaldo Grigoletti, che dopo, quando il pittore ha cominciato a fare delle rimesse in soldi da Venezia, hanno acquistato altri beni. Ci troviamo ora all'interno della casa di Michelangelo Grigoletti. Qui vicino a me c'è Paolo Del Ben, che è il proprietario adesso di questo caseggiato. Allora, prima di tutto, diciamo che è una bella responsabilità, no? Avere queste mura. Beh, sicuramente è una responsabilità prima di tutto morale, no? Perché le mura, i fabbricati, la corte hanno una storia e di conseguenza noi ci siamo impegnati nel tempo a mantenere la struttura simile nel tempo, nei vecchi tempi, senza stravolgere come è successo nelle zone qui attorno. Quindi è una responsabilità che purtroppo però in un certo periodo è venuta a mancare, anche perché mancava la mentalità della ristrutturazione in una certa maniera, diciamo, e di conseguenza noi abbiamo ristrutturato, sì, ma con l'obiettivo anche di sfruttare da un punto di vista di inquilini, eccetera, no? Però abbiamo sempre mantenuto la stessa tipologia e quindi la struttura della casa è quella originale, che nel 1801 è nato Michelangelo Grigoletti. Ecco, questa era la corte. Era la corte, diciamo, no? E una parte della corte era proprietà di Del Ben, che poi hanno acquistato nel 1954 la corte di proprietà dei Grigoletti tramite un parente di Grigoletti che abitava in California, negli Stati Uniti, diciamo. Grigoletti è nato qui. Grigoletti è nato in questa casa qui, è una casa, diciamo, quando l'abbiamo acquistata la casa era suddivisa su due piani con una struttura laterale, che poi è stata demolita nel 66 perché il comune di Pordenone ci ha obbligato di arretrare per dare più spazio alla strada, diciamo, no? cose dell'altro mondo, assurde, mi permetto di dire, ma comunque così quelli erano i tempi. Adesso ci siamo spostati e qui alle nostre spalle c'erano le stalle della casa di Grigoletti. Esatto, sì, c'erano le stalle in condizioni completamente diverse da adesso. Verso la strada c'era proprio la stalla, no? Mentre nella parte qui alla mia destra c'era il magazzino e sopra i fienili. Questa struttura qua nel fine 800 era stata utilizzata anche durante le guerre di indipendenza era stata utilizzata da una, non mi ricordo, diciamo, quale cavalleria, come camerata di militari. Difatti prima di ristrutturare c'erano le scritte camerata numero 1, camerata numero 2, e con un gessetto, con un carboncino, un capitano di cui non ricordo il nome dava i dati di una battaglia svolta qui nelle vicinanze con il numero dei feriti e dei morti. Addirittura sì. Questi alle nostre spalle sono due bozzetti, ma è un po' riduttivo definirli così. In effetti sono i bozzetti preparatori per la testa della Foscari svenuta e la testa del Doge Foscari. Sono proprio un intervento pittorico del Grigoletti, estremamente eloquente della sua capacità di artista artigiano, che sa trattare la materia in un modo perfetto, e sono quelli che sono la risultanza dal bozzetto della grande tela che tuttora si conserva al Belvedere di Vienna, raffigurante i due Foscari. I due Foscari non sono solo una grande opera d'arte, sono un manifesto politico che ha anche la sua attualità, se vogliamo, perché ci parlano ancora.
i due Foscari dell'Aiez e i due Foscari di Michelangelo Grigoletti. Quelli di Michelangelo Grigoletti, appunto, come dicevo, sono ancora al Belvedere di Vienna. Ci troviamo all'interno della chiesa di Rorai Grande, e questa alle nostre spalle è un dipinto, è Santa Lucia, ma è un dipinto di Grigoletti. Grigoletti che ha voluto, diciamo così, accontentare il papà proprio per fare un omaggio a Rorai Grande, che era il suo paese di origine. Sì, questa è la Santa Lucia. Logicamente il Grigoletti ha dipinto tantissime, ha fatto tantissime opere, questa è una tra le tante che lui ha fatto in diverse chiese qui a quel periodo lì, dato che lui era diventato famoso in questo tipo di pittura religiosa, in moltissime chiese ci sono sue opere. Questa qui a Rorai Grande che vediamo adesso è la Santa Lucia, dipinta nel 1855-1860. Alle nostre spalle ora c'è un ritratto di Giovanni Milani, un nobile che il Michelangelo appunto ha eseguito. Ecco, come potete vedere, Michelangelo Grigoletti fu anche, come si accennava, un eccellente ritrattista che cerca di penetrare la psicologia del personaggio, non fare, diciamo, un ritratto legato a quella che è lo status della persona. Pensiamo ai ritratti di un secolo prima, dove soprattutto si cercava di idealizzare ancora la figura ritratta o di, diciamo, interpretarla nello status che rappresentava. C'è un calarsi nella psicologia anche dei personaggi che ci dà proprio il quadro della loro più interiore identità. Qui abbiamo il ritratto del nobile Milani che è raffigurato con quella che è, chiamiamola, una divisa borghese quasi. Come vedete, l'abito è essenziale, questo sparato bianco appunto ravviva l'immagine della figura, praticamente vestita con questo abito scuro come la moda del tempo voleva, e come la moda del tempo voleva, diciamo, il grande jabot attorno al collo, il ferma puntale d'oro, la catena d'oro del panciotto, l'anello di diamanti mentre diciamo col dito regge un libro, la scatola d'oro sul tavolino essenziale, quel gusto Biedermeier ormai, diciamo, diffuso nell'arredo, e l'abito anche in questo caso fa il monaco, perché ci dà assolutamente la descrizione puntuale di una figura consapevole di operare, diciamo, nel suo tempo e nel suo mondo. Diversa è, a prova proprio di quella che è la sua capacità ritrattistica, il modo di interpretare una signora, e in questo caso appunto la legge appoggiata a una poltrona, ma con un'aria molto briosa, direi, diciamo, briosa, incuriosita, guarda lo spettatore. Ha un abito peraltro legato proprio anche lei, se il Milani aveva l'abito del perfetto borghese, lei ha l'abito, diciamo, alla moda del tempo. Attraverso queste, diciamo, riviste poi, che ormai erano diffusissime, ognuno sa come deve vestirsi, qual è la nuova moda, e anche la Bearzi Pisenti qui raffigurata si veste appunto secondo i nuovi canoni. E qui abbiamo, diciamo, proprio la consapevolezza di Michelangelo Grigoletti nel ritrarre i vari personaggi che gli chiedono il ritratto. Qui abbiamo invece la possibilità che lui ha di appunto di saper leggere queste figure attraverso la loro identità e la loro personalità.
Mi ritrae il nobile, il conte di Montereale Mantica, figura molto importante nella Pordenone ottocentesca, con un abito di corte, praticamente, vedete, tutto gallonato in argento, e nello stesso tempo con questa capacità di renderlo sia attraverso i dati fisiognomici così precisamente, ma anche di rendercelo nel suo senso identitario, nel senso che lui si coglie chiaramente qual è il suo status, non dico di conte, ma il suo senso del dovere verso lo Stato. Noi molte volte, anche i libri, dappertutto, si parla di Grigoletti Pittore, va bene, ma la sua famiglia, in che contesto la mettiamo? È molto importante la famiglia del Grigoletti, perché lui ha avuto sempre una grande corrispondenza col fratello. Qui, in questa lettera, il padre Osvaldo, questa lettera la scrive al viceré Beauharnais, che sarebbe stato il comandante dei francesi quando è venuta la battaglia del 16 aprile del 1809. Scrive questa lettera dopo finita la battaglia, chiedendogli i danni al viceré: Sacra Maestà, guardi che la mia famiglia sta morendo di fame per i danni subiti dalle vostre truppe, mette nomi l'ottavo reggimento del generale Courtois, fa questa supplica, dice che stiamo di avere un po' di danni, di avere di questa guerra, di queste distruzioni. Questa che vediamo è una lista proprio di tutti i beni che avevano i Grigoletti. Questo è un documento eccezionale. È un documento eccezionale, questo qui è il padre che ha fatto questa lista, il padre Osvaldo, e avevano 25 beni, tra cui avevano case, avevano due broli, avevano un mulino, avevano prati, campi arativi, avevano un bosco con l'acqua, che lui parla sempre dell'acqua, di questo bosco che avevano, e questo qua è importantissimo per far vedere che erano dei benestanti. Questa che vediamo è una lettera scritta da Francesconi proprio a Grigoletti. Era una lettera un po' drammatica, perché una delle ultime, tra l'altro, che lui riceverà, proprio dove si evidenzia il suo stato di salute. Michelangelo Grigoletti era malato e aveva un amico di famiglia vicino. L'amico scrive al fratello Lorenzo: qui a Rorai guardi che suo fratello gli fa male il petto e gli abbiamo applicato delle sanguisughe, il medico gli ha applicato delle sanguisughe. Questa è l'ultima lettera conosciuta che parla del Grigoletti, perché tre giorni dopo morirà.